tempo di questo primo match di mercoledì sera che vede affrontarsi squadra di Calciotto e Bandoleros. Ancora 0-0, il primo tempo è già cominciato da qualche tempo. Gianni Torino, il numero se ne va, Torino allarga sulla destra per Pascal, il pallone è troppo lungo. Da parte un paro di Al-Nasser, ci dice l'arbitro Apicella, per adesso l'unica emozione di questi primi minuti. Da destra verso sinistra in completino a scacchi bianconeri i ragazzi dei fratelli d'Alessandro. Dall'altra parte consueta maglia Colchoneros coperta dalle casacche arancioni. Da sinistra verso destra i ragazzi di Mario Barbieri, il pallone dentro per il Pro Cartina, non sbaglia la rete del vantaggio, squadra di Calciotto a collegamento appena aperto, 1-0, la rete del Pro Cartina, punta di diamante questa sera della squadra di Calciotto, non sbaglia Simone Artina ed è 1-0 squadra di Calciotto. Provano a scambiare da Alessandro e De Masellis, il pallone finisce fuori. Rischia un po' Finizio, poi il pallone verso Barbieri, alzato, cercare Artina, prova il colpo di tacco, risolve in fallo laterale Cavallini. Quel pallone subito per Torino, cercava l'inserimento verso Finizio, si riparte con il contropiede. Bandoleros, vediamo se c'è il giallo per Mario Barbieri, ha fermato una ripartenza pericolosa. E così, fallo su Gennaro Ponticelli, giallo per Mario Barbieri, il primo del match. Si appresta a battere la punizione Riccardo Al-Nasser, che ha già colpito un palo questo primo tempo, la punizione col mancino, spinta dalla barriera, poi Cavallini riallarga bene per Genio D'Alessandro, cerca il suo compagno di squadra, poi Al-Nasser la devia sul fondo, ci sarà la rimessa di Mercadante. Pallone lungo di Finizio a cercare Artino. La rimessa verso De Masellis, va indietro da Alessandro, D'Alessandro riallarga il gioco, rischia di perdere il pallone, la conclusione di Finizio! Finisce in rete 2-0 squadra di Calciotto. La rete di Carmine Finizio, festeggia come di consueto, sua corsetta sulla fascia. Doppio vantaggio squadra di Calciotto. Adesso mette sui binari giusti il match. Vediamo se i Bandoleros riusciranno a reinvertire la rotta. Sbaglia l'appoggio al Nasser, anzi era Tiziani. Alessandro attacca l'uomo, poi finisce ad Artina. Verso Nanni Torino, rischia di perdere il pallone Nanni Torino, subisce la trattenuta di D'Alessandro. Si riparte dall'altra parte, dal Nasser, palla al piede, forse guadagna una rimessa, uscita di Marcadante, pavimentata. Finizio gli ordina con decisione e cattiveria di rientrare in porta, poi il pallone
verso Al Nasser, ancora Al Nasser, insiste Al Nasser, cerca ad Alessandro. Si riparte da Gianni Torino verso Nanni Torino, pallone sul destro, cerca di nuovo Gianni Torino, la rimette per Pascale, ancora Nanni Torino, insiste alla squadra di Calciotto, tagliano il pallone in fallo laterale. Insiste Pascale, l'azione personale, deve spazzare da Alessandro. Poi l'uscita di Mercadante, non vuole rischiare. C'è il calcio di rigore Bandoleros. Eh sì, è rigore Bandoleros sul fallo commesso da Artina. Possono accorciare le distanze Bandoleros sotto di due gol. Netto il fallo commesso da Stefano Artina. Vediamo chi andrà alla battuta. Cavallini sul pallone. Cavallini carica il destro, non sbaglia Cavallini. Rigore perfetto il suo, spiazza Mercadante. Insacca il gol del 2-1. Pallone sotto la traversa, imprendibile. Si può ricominciare finalmente dopo una serie di diatribe in campo tra le due squadre. Rientra nel match Bandoleros, adesso 2-1. Nasser palla sul pallone, fermato da Mario Barbieri. Barbieri il dribbling tentato, c'è la punizione squadra di Calciotto. Barbieri verso Finizio, interviene Al Nasser, fermato da Artina. Poi il pallone di Al Nasser, fermato ancora da Gianni Torino, riparte Torino, palla sul destro, ancora Torino, insiste, cerca il suo compagno. Ancora Torino, il destro, poi ci prova Nanni Torino. Possiamo concludere qui il nostro unico collegamento di questo match. Squadra di Calciotto 2, Bandoleros 1. Da parte dei ragazzi di Mario Barbieri le reti di Artina, Simone, Carmine Finizio. Dall'altra parte il calcio di rigore perfetto, trasformato da Cavallini. Nel frattempo abbiamo visto una
buona conclusione di Eugenio D'Alessandro. Chiudiamo qui il nostro collegamento, 2-1 squadra di calcetto. Eccoci qua, siamo con il PROC Simone Artina, il migliore in campo nel match vinto dalla sua squadra di calciotto per 5-2 contro degli ottimi Bandoleros. Simone, la parola a te, un bel gol di rapina. Grazie, sì, è stato un bel gol nel primo tempo e poi la vittoria finale. La vittoria, sì, è stata una partita molto dura, molto agonistica, non sono volate le discussioni e le sportellate in campo. Mi dispiace un po' per la bagarre finale, si poteva evitare, due compagini molto tranquille, però il calcio è così, il nervosismo alle volte si prende il dito con tutta la mano. Simone, non sei un componente fisso della squadra di calciotto, ma quando viene fai sempre bene. Sì, perché non... perché comunque è una squadra che un po' di tutti, anche se non siamo sempre presenti e ruotiamo, ci crediamo, abbiamo vinto comunque un titolo, chi più ha giocato di più, chi ha giocato di meno, ma l'onore è sempre quello di... Bisogna portare sempre i punti a casa, bisogna sempre essere competitivi e agonisti. Ringraziamo il PROC Artina, squadra di calciotto 5, Bandoleros 2.